Ciao ragazzi, oggi andiamo a sostituire il connettore IPX di un VTX Mamba TX500. Mi è stato chiesto di ripararlo da parte di un amico dronista e prima di tutto, come sempre, andiamo a mettere un po' di frussante ed andrò a coprire un po' le parti più delicate, in quanto qui, come potete vedere, c'è il tastino boot che è tutto in plastica. Evitiamo di fare danni attorno al connettore, quindi un po' di precauzione non guasta mai. Ok, quello che c'è da fare attenzione quando andiamo a saldare il nuovo connettore è che capovolgendolo vedete che ci sono ai lati diciamo, i due negativi e al centro abbiamo il suo positivo. In realtà non sono positivo e negativo, non c'è passaggio di corrente, ma semplicemente segnale, però è giusto per farvi capire che in pratica dovete andare a saldare quello centrale sul polo centrale in modo da trovarvi poi i due estremi allo stesso posto di prima. Una volta che abbiamo finito la saldatura, assicuriamoci che il connettore si sia fissato e prendiamo un tester. Lo impostiamo in modalità cicalino e andiamo a controllare se c'è continuità tra la saldatura e il connettore. La cosa importante è che dovete cercare di prendere da un lato il polo solo della saldatura per andare a controllare, diciamo, i poli esterni. Basta che prendiamo un punto sulla saldatura e un punto sulla parte esterna del connettore. Vedete che suona. La stessa cosa la facciamo dall'altro lato. Cosa importante, ragazzi, cercate di prendere la saldatura e non andare sopra, perché se prendiamo il connettore, ovviamente non riusciamo a capire se la saldatura è fatta bene. Stessa cosa la facciamo col centrale.
ovviamente andiamo a prendere il punto centrale. Gli diamo un po' di antiflussante per rimuovere il residuo di flussante che abbiamo fatto con la saldatura. E a questo punto non ci resta che andare a provare la UTX su un drone. Ok ragazzi, l'ho saldato a una FC, facciamo una prova per vedere se è tutto ok. Lo so, lo sto accendendo senza antenna, ma purtroppo non ho l'antenna. Allora, non so se riuscite a vedere qualcosa, ragazzi, però vi assicuro che è tutto funzionante. Perfetto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, aggiungete un like e magari commentate. Ciao, ragazzi.